Salve a tutti signori, eccoci qui con la recensione dell'ASUS ZenFone 2. Parliamo dello ZenFone 2 dotato di 2 GB di RAM e un display 5.5 pollici in HD. Ringrazio ASUS per avermi fatto provare questo telefono e vi ricordo che la recensione scritta la potete trovare sul sito di PlusRev. Partendo dal design di questo telefono, troviamo uno spessore non indifferente da 10,9 mm, un tasto superiore centrale di accensione e due tasti sotto per il volume, la fotocamera 13 megapixel e il flash dual tone. Sotto abbiamo il logo Intel, che è il processore che alimenta questo telefono, e un potente speaker sulla parte inferiore. Abbiamo poi 3 tasti che non sono retroilluminati e questa specie di lavorazione sotto i tasti molto bella. Qui abbiamo lo schermo da 5,5 pollici in risoluzione HD. I bordi dello schermo non sono molto ottimizzati, si vedono, ma nell'utilizzo di tutti i giorni non danno fastidio. Il peso del telefono è di 170 grammi, va ben ripartito, quindi non scomodo. Quello che invece è scomodo è il tasto superiore, qui di accensione, invece i tasti del volume posizionati dietro. Il tutto quindi risulta non molto comodo. Il sistema operativo che gira su questo telefono è Android Lollipop versione 5.0, personalizzato con la Zen UI di Asus. È un'interfaccia modificata soprattutto sotto il punto di vista grafico, ma anche sotto il punto di vista delle funzioni. Troviamo difatti un mucchio di impostazioni da poter modificare, praticamente ogni cosa può essere modificata a piacimento, e abbiamo un sacco di funzioni interessanti, come questa che vi sto facendo vedere per l'utilizzo a una mano, visto che il display è da 5,5 pollici e alle volte con l'utilizzo a una mano potrebbe risultare scomodo. Anche per quanto riguarda la home, ci sono un sacco di impostazioni per la personalizzazione: abbiamo i pacchetti di icone, i font sia solo del launcher che di tutto il telefono. Come vedete, anche le transazioni modificabili con una piccola anteprima. Tutto il sistema gira davvero in maniera fluida, davvero poche volte si impunta. Ho notato rallentamenti quando vengono scaricate le applicazioni. Ma per il resto le animazioni sono davvero molto fluide. In questo caso sta funzionando in modalità bilanciata, quindi nemmeno al massimo delle sue prestazioni. Anche la gestione della RAM è ottima, nonostante non sia come il suo fratello, cioè dotato di 4 GB di RAM, possiamo tenere fino a 2 giochi e parecchie applicazioni in memoria senza nessun problema. Andiamo adesso invece ad esaminare le prestazioni del processore montato su questo telefono. È un Intel. Non è potente come la versione che è montata sul suo fratello maggiore, ma comunque è molto prestante. Come vedete, il gioco è perfettamente giocabile, non è al massimo della sua fluidità, però abbiamo i dettagli negli specchietti e il gioco di per sé è perfettamente giocabile. Lo schermo 5,5 pollici è molto bello per usufruire dei contenuti multimediali e anche dei giochi davvero di tutti i tipi. La risoluzione HD di questo telefono non risulta mai essere un problema. Troviamo un po' di sgranatura quando ci avviciniamo molto al telefono a causa dei suoi 267 ppi, ma per il resto è davvero ottima e probabilmente non noterete la differenza con un Full HD. La fotocamera di cui è dotato questo telefono è una 13 megapixel con flash dual tone che può registrare fino a 1080p a 30 fps. Ma il vero punto forte di questo telefono è sicuramente il software. Abbiamo un sacco di modalità che spaziano da quella notturna a quelle panoramiche al creare piccole animazioni. Abbiamo ovviamente anche le solite impostazioni come la risoluzione, gli ISO e tutte le altre cose che possiamo andare ad impostare nella modalità manuale. La velocità di scatto non è delle più veloci che io abbia visto, sicuramente ci mette un po' ad elaborare, mentre per far partire i video è quasi immediato. Possiamo fare ovviamente la pausa durante i nostri video e scattare anche delle foto. Come vedete qui abbiamo utilizzato la funzione per creare delle immagini GIF, vedete, possiamo decidere la velocità con cui la nostra animazione verrà riprodotta e poi possiamo salvarla in galleria che visualizzerà le nostre immagini. Anche la fotocamera frontale è dotata di molte impostazioni, vi consiglio di leggervi l'articolo se volete vedere tutte le foto che ho scattato con questo telefono. Come ultima cosa volevo mostrarvi un grave problema di questo telefono: ha un tremendo effetto barchetta, essendo che il retro è curvato. Praticamente quando scrivete non rimarrà mai stabile e sarà molto difficile riuscire a scrivere. La recensione di questo telefono finisce qui, volevo fare 2 appunti. Nonostante il telefono abbia dei bordi non molto ottimizzati, soprattutto sui lati, un peso non indifferente e anche uno spessore, soprattutto da quasi 11 mm, non risulta scomodo da utilizzare in mano. Ovviamente 5,5 pollici non sono pochi e se non siete abituati all'inizio potrebbe essere un problema. Anche sullo schermo HD, sul 5,5 pollici avevo alcuni pregiudizi, ma poi provandolo ho notato che davvero non c'è nessun cambiamento dal Full HD. Nonostante abbia messo vicino il mio G2 che è dotato di questa risoluzione su un display addirittura più piccolo. Quindi quando un telefono si aggira attorno ai 300 ppi davvero è difficile andare a capire la differenza. Bene, dopo questi ultimi appunti vi lascio e ci vediamo alla prossima.